Bentornati amici della Serie I alla sfida tra Daily France e Gorla. Gorla primo in classifica con 13 punti in 5 giornate, per il Daily France invece sono solo 3 punti in 4 partite. Per il Daily France in campo abbiamo De Venezia, Di Tullio, Di Corato, Varnlet e Viale. Per il Gorla invece Careri, Costa, Grillo, Franchina, Molteni, Picciaccia, Rossi, Olivieri e Tarantola. Arbitra il signor Russo e dopo i saluti di rito è pronto per cominciare. Primo pallone per il Daily France. Si riparte dal portiere di Daily France. De Venezia prova a girarla. Intervento di Picciaccia che la recupera. Conclusione da fuori con la deviazione. Si salva in allungo il portiere del Daily France. La recupera però Daily France, ma solo per un momento, perché poi resiste il contrasto. Rossi che la apre dall'altra parte. La conclusione, si salva Di Corato sulla linea. Altra occasione per il Gorla, vicinissimo al vantaggio. Careri, lotta Viale, allarga il gioco col mancino, Grillo coi piedi, calcio d'angolo sulla conclusione di Di Corato. Rossi sbaglia, interviene Di Corato, prova col mancino, la risposta di Grillo direttamente sulle macchine dietro. Prende la rincorsa lunga, cerca la conclusione di destro, palla sul fondo, ma ottima la conclusione del capitano del Gorla. Si può battere adesso, fischia l'arbitro, parte Costa, all'indietro per Rossi, soluzione di prima intenzione col mancino, palla alta sopra la traversa, buono il movimento a uscire di Rossi. Fischia Russo, parte Careri, forte in porta, palla sul palo e poi sul fondo. Rossi interviene, poi Di Corato supera la metà campo col mancino del vantaggio del Daily France. Agli sgoccioli del primo tempo una conclusione di mancino di Di Corato, non può nulla il portiere del Gorla, Grillo. Careri, Rossi di destro, ancora palo per Gorla. Tutto pronto per ripartire. Si presenta Costa sul punto di battuta. Rientrano gli ultimi giocatori in campo. È entrato anche Meles nel Daily France. Fischia Russo e parte Costa col primo pallone per Rossi. Di Corato per De Venezia. Sfrutta il fisico per girarsi. Salta l'uomo, entra in aria, esce bene Grillo. Prima occasione nel secondo tempo per il Daily France. Di Corato col mancino del raddoppio, ancora Di Corato, 2-0 per il Daily France. Sorpresa fino a questo momento, Gorla non riesce a mettere una pezza sulle conclusioni di Di Corato. Prova a combinare con Costa, larga per Rossi col mancino, palla deviata in calcio d'angolo, occasione pericolosissima per Gorla che prova a risvegliarsi. Grillo esce bene, rilancia Careri, conclusione, la risposta di Scelti. Che parata! Scelti, la recupera Rossi, a centrocampo, accelera col destro e accorcia le distanze Rossi. C'è ancora vita Gorla. S'accentra, doppio passo. Soluzione per Careri, al centro, il cross e la risposta di Scelti che arriva dal nulla. Poi Tarantola, deviazione. L'angolo per Gorla, Careri prova a tenerla col petto, riparte De Venezia che se l'allunga, prova col destro, la risposta di Grillo che si allunga sulla sinistra. Costa, deviazione, ancora Scelti, si salva in due tempi. Cosa sta prendendo il portiere del Daily France? Scelti, Careri, Tarantola. Ancora per Careri che la stoppa, la mette al centro per Picciaccia ed è il gol del pareggio, 2-2. Tarantola, Picciaccia la tiene col corpo, l'appoggia per indietro per Careri che può provare la soluzione col destro ed è un gol bellissimo di Careri, 3-2, il gol del capitano. Parte De Venezia, forte, per poco non trova Picciaccia l'incrocio dei pali. Arriva Careri con Rossi, riparte Di Corato, De Venezia al limite col destro, alto sopra la traversa, c'è ancora vita per il Daily France. Olivieri col destro,
ed è 4-2 che chiude la partita all'ultimo minuto. Di tacco era interessante la soluzione. Triplice fischio dell'arbitro, game over allo Spezia Park. Gorla mantiene la testa della classifica e vincendo 4-2 sul Delifrance.